Eccolo qua. Buonasera a tutti, benvenuti alla presentazione 1905. Quindi diciamo che ci tengo particolarmente e diciamo che il volume racchiude un po' i lavori che abbiamo portato avanti come comitato 1859 20 giugno 1944. È un comitato che abbiamo costituito alcuni anni fa, sei anni fa, per rilanciare nella memoria cittadina pubblica la data del 20 giugno, quindi la data non del 20 giugno 1859, che è già abbastanza presente nella memoria cittadina, ma la data del 20 giugno 1944, che è quella in cui gli alleati arrivarono a Perugia e sostanzialmente la liberarono dal regime nazifascista. E quindi è una data importante che era stata un po' dimenticata forse nella memoria pubblica. E abbiamo costituito allora un comitato di vari soggetti, che adesso rinomino così, che sono l'UMP, l'Unione Modellisti Perugini, Paolo Augusto Guerri, l'ANEI, Associazione Nazionale Ex Internati Sezione di Perugia Leopoldo Teglia, con Marco Tersetti, l'Associazione Italia-Israele di Perugia, con Maria Luciana Buseghin, e poi l'ANMIG, Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra, sezione di Perugia, Remo Gasperini e Rita Bacoccoli, Aeroclub Trasimeno con Giancarlo Faltoni, l'Unici, Unione Nazionale Ufficiale in Congedo d'Italia, sezione regionale di Perugia, Paolo Gobbi, non so se c'è, buongiorno, ci siamo sempre sentiti online, l'AMPI, con Mary Franceschini e poi anche due esperti di storia militare, Tommaso Rossi e Claudio Biscarini. Ecco, la prima cosa che il comitato ha fatto è ha posto una lapide il 20 giugno, a Borgo 20 giugno, prospiciente diciamo il monumento che ricorda la strage del 20 giugno 1859. E devo dire che da allora ogni anno la città, dopo aver commemorato la lapide, diciamo il monumento della strage di Perugia, prende un momento per apporre anche una corona su questa lapide. Quindi siamo convinti che tutto sommato abbiamo fatto un buon lavoro. Speriamo che questa cosa venga assunta insomma anche in futuro dalle amministrazioni comunali, perché noi riteniamo che sia un momento molto importante per la storia cittadina. Ecco, e cosa c'è in questo quaderno? Lo riassumo brevemente per chiarezza. C'è una sezione che parla della guerra dal cielo, cioè una parte importante di questo quaderno è di storia militare, questo va detto perché quasi tutti i contributi, non tutti, ma la gran parte dei contributi riguarda la storia militare. La prima parte riguarda la guerra dal cielo e ci sono dei saggi di Paolo Augusto Guerri e Faltoni che parlano dell'aviazione alleata, ma anche di quella tedesca e della Repubblica Sociale nelle battaglie che precedettero la liberazione dell'Umbria e di due aeroporti importanti, Sant'Egidio e poi l'aeroporto di Castiglion del Lago. Ecco, su questa prima parte è quindi dedicata a questa riflessione. Poi c'è un saggio di Tommaso Rossi che riflette un po' sull'occupazione tedesca e quei mesi, insomma, dall'8 settembre al giugno del 43, al giugno del 44, in cui Perugia fu occupata
dalle truppe tedesche e governata, fra virgolette, in qualche modo dagli apparati della Repubblica Sociale Italiana. Ecco, e Tommaso Rossi, che diciamo, ha scritto parecchio su questo, ha fatto anche un dottorato, ne parla in un breve saggio. Poi ci sono dei saggi proprio sugli episodi militari dell'avanzata alleata, che sono quelli di Claudio Biscarini, il mio, e quello di Paolo Gobbi, e questi analizzano gli scontri, le battaglie che si tennero intorno a Perugia prima e dopo il 20 giugno. Ecco, molto interessante è il saggio che riporta la testimonianza del comandante tedesco, il tenente colonnello Wolf Evert, che viene proposto per la prima volta in Italia. Sono molti diari di guerra di ufficiali alleati, ma da parte tedesca era pochissimo conosciuto questo aspetto, quindi è un contributo prezioso che ha raccolto Claudio Biscarini, che purtroppo oggi non può essere con noi per problemi di salute. Lui viene spesso dalla Toscana, ma oggi non è potuto venire e se ne scusa. Ecco, e leggendo questi contributi appare molto chiaro che la liberazione di Perugia non fu una passeggiata per gli eserciti alleati, ma fu una difficile, sanguinosa serie di scontri militari anche importanti, soprattutto diciamo dopo il 20 giugno, nei giorni anche prima, i primi 18-19, ma soprattutto dopo, perché i tedeschi si erano arroccati sulla cosiddetta linea Herbert, che comprendeva tutte le alture che circondano verso nord la città di Perugia. Ecco, poi c'è un'ultima sezione che si chiama Memoria e Dopoguerra. Questi sono saggi di contenuto abbastanza eterogeneo. Abbiamo raccolto un contributo dell'ANMIG sulle pietre della memoria, che sostanzialmente racconta la moltitudine di targhe e lapidi apposti in vari luoghi del territorio, che ricordano le distruzioni dei bombardamenti, ricordano le vittime, gli eroi e anche gli incidenti aerei. E questa è una fonte che a noi è sempre interessata molto, fin dall'inizio del nostro lavoro. Io riconobbi in questo una fonte poco utilizzata, in realtà è una fonte abbastanza evidente, cioè sta di fronte a noi, però spesso noi come storici non la leggiamo, non la interpretiamo, e quindi in questi anni abbiamo sempre fatto riferimento al lavoro dell'ANMIG, molto, il lavoro prezioso che raccoglie tutte queste testimonianze, diciamo, come si dice, lapide. Ecco, poi abbiamo il contributo di Fabio Maria Ciuffini, che non vedo, ma è arrivato, ha scritto veramente una lunga memoria che abbiamo pubblicato perché è abbastanza singolare, nel senso unica. Lui è un ragazzino di 10 anni che stava qui nella zona di Perugia insieme al padre, poi sono fuggiti prima sulle alture nella parte dell'Elce, poi lì hanno incontrato invece proprio le truppe tedesche che rispondevano. Allora sono fuggite, hanno fatto un lungo itinerario intorno alle colline e i monti che circondano la città. Insomma, è una testimonianza molto vivida e ben scritta, che diciamo così ci ha colpito particolarmente fin dall'inizio, e l'abbiamo portata nella sua integrità, perché è una memoria abbastanza lunga. Poi c'è il saggio di Marco Terzetti, che parla degli internati militari italiani. Questa è una pagina che non può mancare in un resoconto di quegli anni, i prigionieri in Germania, protagonisti di una forma di resistenza civile che forse non è stata sempre ricordata come merita di essere ricordata. E infine, se credo di averli citati tutti, infine c'è il saggio di Maria Luciana Buseghin, che racconta un altro aspetto che non possiamo dimenticare, quello della persecuzione degli ebrei da parte del regime fascista, prima nel periodo fino al 44, e poi nell'ultima parte apre una finestra interessante, perché abbastanza inedita, sulla partecipazione di truppe ebraiche
alle armate alleate che arrivarono a Perugia. Ora, su questo non c'è assolutamente niente di codificato, di scritto, perché fu, da quanto emerge, sembra fosse una partecipazione informale, non c'erano dei veri e propri reparti che furono costituiti dopo la Brigata Ebraica. In questa fase c'erano delle unità, degli uomini, eccetera, che lavoravano insieme alle truppe dell'Ottava Armata. Quindi un saggio molto interessante e anche innovativo. Poi ci sono delle immagini, ecco, questo è un po' il contenuto del quaderno, non può essere ritenuto un contenuto esaustivo, quindi dice Perugia 43-45, diciamo alcuni aspetti, perché ce ne sono tanti che meriterebbero ulteriori approfondimenti, non l'ho scritto nel titolo perché credo che la forma in cui viene presentato sono dei quaderni della nostra fondazione e quindi è una forma che non si propone come, diciamo così, un manuale o un libro, diciamo, una monografia o un libro, diciamo, che vuole occupare, esaurire un tema. È una raccolta di studi che proponiamo, che fa parte un po' del lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Ora vado a presentare i nostri due relatori. Il primo è il colonnello dottor Giovanni Riccardo Baldelli, che saluto. Ha frequentato i corsi regolari dell'Accademia Militare di Modena, la Scuola di Applicazione di Torino. Nel 1988 diventa ufficiale dell'Arma delle Trasmissioni, prestando servizio in reparti addestrativi, in reparti alpini, unità di guerra elettronica, unità di operazioni psicologiche, comandi multinazionali di contingenza, allo Stato Maggiore dell'Esercito, e ha terminato la carriera presso la Scuola di Lingue Estere, qui è dell'Esercito appunto. Poi ha scritto diversi lavori. Nel 2016, quando abbiamo fatto una mostra sulla Prima Guerra Mondiale a Palazzo della Penna, lui ha La Grande Guerra, un viaggio attraverso la memoria, si chiamava questa mostra, lui ha redatto una sezione che si chiamava La mobilitazione e il reclutamento. Poi ha presentato, nell'ambito del convegno Mario Angeloni, un antifascista europeo, la relazione Mario Angeloni nella Grande Guerra. Ora, mi piace qui sottolineare come anche durante, quando abbiamo lavorato sulla memoria della Prima Guerra Mondiale, quindi alcuni anni fa, ci sia stata un'importante collaborazione scientifica con esperti militari appartenenti alle forze armate. E per esempio nel volume che abbiamo prodotto come ISUC, che si chiamava, mi sembra, La Grande Guerra a Perugia, Perugia e la Grande Guerra, curato da Stramaccioni, Tosti e il sottoscritto, vi è anche lì un saggio del colonnello Riccardo Caimmi che lui fece, e quindi questa collaborazione, quando si parla di eventi bellici militari, ci sembra molto importante. Oggi il tenente dottor Baldelli è docente master di storia militare e terrorismo internazionale all'Università Nicola Cusano Telematica di Roma, è associato al Centro Studi al Valore Militare dell'Istituto Nastro Azzurro, con ha pubblicato anche nel 22 il volume Un ventennio di preparazione e una conclusione amara, gli ordinamenti del Regio Esercito predisposti fra le due guerre. Ecco, quindi mi sembra che adesso, non finisco di leggere tutto il suo ricco curriculum, però mi sembra che sia la persona indicata per valutare, insomma, come questo libro apporti qualche elemento di riflessione e di ricerca interessante. Poi voglio presentare subito, così dopo vi lascio parlare liberamente, Gianni Bovini. Gianni Bovini è uno storico dell'economia che ha una particolare specializzazione nell'industria chimica e nell'industria elettrochimica in Umbria, e ha fatto dei saggi molto interessanti su questi aspetti, molto tecnici. Io ultimamente mi sono fatto accompagnare da lui in una gita, diciamo, di studio a questa rete di stabilimenti e di impianti intorno a Nani, vi assicuro che sul campo, vi assicuro che è una cosa interessantissima. Ha fatto parte dei gruppi di ricerca che hanno curato mostre storico-documentarie e relativi cataloghi in occasione del centenario della Società Terni, del centenario dell'industrializzazione narnese.
Poi con l'architetto Michele Giorgini ha redatto schede di catalogo di beni del patrimonio industriale del Ternano e del Narnese, ha collaborato alla progettazione e all'allestimento di centri di documentazione e musei della cultura materiale, Parrano, Museo del Laterizio delle Terrecotte, del Tabacco, di Pieve Bogliana, del Vetro a Piegaro e di Palazzo Eroli a Narni. Poi è collaboratore da molti anni dell'Istituto, prima è stato collaboratore per molti anni dell'ICSIM, Istituto per la Cultura e la Storia dell'Impresa Franco Momigliano, un'esperienza molto interessante che si è conclusa purtroppo qualche anno fa, di cui Gianni è stato anche direttore per alcuni anni, e lì ha curato l'allestimento di mostre storiche, documentarie, cataloghi e pubblicazioni. Attualmente collabora con l'ISUC e anche con la Treccani per la redazione delle voci del dizionario biografico degli italiani e degli italiani della Repubblica. Ecco, quindi io ho esaurito questa mia breve introduzione, vorrei passare subito la parola al tenente Riccardo Baldelli. Buonasera a tutti, io ringrazio il professore per avermi dato la disponibilità per poter parlare e trattare gli argomenti che sono descritti nel libro. Io sono un colonnello ormai della riserva, ho cessato dal servizio attivo il 1° aprile scorso e sono stato incaricato anche dal CME, Comando Militare Esercito Umbria, di rappresentarli per la trattazione del volume. Io la prima cosa, leggendo il volume, volevo fare i complimenti a chi ha scritto i vari capitoli, perché c'è un'alta professionalità, un'alta conoscenza della terminologia e delle operazioni militari. Difficilmente si trovano in civili una conoscenza così dettagliata delle operazioni militari. Io adesso cercherò anche di essere abbastanza veloce, perché sennò se dovessi trattare per ogni relatore 10 minuti probabilmente finiremo domani mattina, e allora cercherò di andare abbastanza a braccio. Mi sono preso gli appunti perché logicamente non sono letto tutto quanto il libro, e comincerei logicamente con Paolo Augusto Guerri, l'aeroporto di Perugia. Io dell'aeroporto di Perugia non conoscevo quasi nulla, sapevo che era stato sede di un reparto della Regia Aeronautica durante la Seconda Guerra Mondiale, avevo conosciuto una persona il cui fratello, io sono di Ancona, era stato abbattuto nei cieli della Sicilia poco prima della fine della guerra, dell'armistizio, su uno dei velivoli che era partito decollato da Perugia. Per cui quando ho letto i vari reparti dislocati qua a Perugia durante la guerra, mi è tornata in mente questa cosa che avevo sentito tanti anni fa. Logicamente i vari reparti che si erano avvicendati qui a Perugia dal 16° stormo al 36° stormo, vado a braccio anche perché sennò dopo entriamo troppo nel tecnico, perciò più che altro reparti da bombardamento e subito dopo anche reparti aerosoluranti come le unità di Fagioni, che magari facevano scalo a Perugia, poi effettuavano le proprie azioni di combattimento nel mare di Anzio. Però la cosa che mi è piaciuta molto è la storia dell'operazione Pomegranate, perché logicamente è un'azione effettuata da forze speciali, perché sono forze speciali inglesi, per colpire l'aeroporto di Perugia e le unità della Regia Aeronautica, anzi all'epoca nemmeno Regia Aeronautica, ma Luftwaffe e Aeronautica Repubblicana. Perciò forze non alleate. Questo nucleo di soldati, sei operatori, chiamiamoli così, vengono avvilanciati poco lontano da Perugia, quattro non riescono ad arrivare all'aeroporto,
due si avvicinano all'aeroporto, uno purtroppo muore perché salta in aria e l'altro invece riesce a portare, non dico a termine, ma ad arrivare vicino al compimento della missione. E operazione di forze speciali simili a quelle che fanno tuttora le forze speciali di tutto il mondo. Perciò cambia, diciamo, cambiano le armi, cambiano. Non c'è niente in PowerPoint, sto andando a braccio. No. Anche perché sarebbe stato anche troppo, diciamo, troppo movimentato. Per cui ecco, nel dettaglio mi è piaciuta la rivocazione di questo fatto, perché è stata considerata anche la migliore operazione delle forze speciali, chiamiamole così a tutti gli effetti, alleate in Italia. C'era stato un altro, diciamo, un'altra operazione per colpire gli acquedotti pugliesi, però alcuni anni prima, però non andò a termine. Perciò questa, diciamo, è stata quella condotta con maggior successo. Poi ho apprezzato molto la descrizione di tutti gli aeroplani e di tutti gli squadron che si sono succeduti logicamente nell'aeroporto, per cui è un lavoro veramente pregevole. Grazie. Io vado avanti anche perché sennò dopo non riusciamo più a finire. Sì. Abbiamo mandato le fotografie che abbiamo raccolto io e Paolo Guerri sui luoghi che sono stati occupati dai tedeschi a Perugia e dintorni, basandoci sul libro edito da Lisuk, in raccolta dei rapporti dei parroci che denunciavano i danni. Quindi sullo schermo vanno in onda queste immagini. Grazie. Sui rapporti dei parroci ci sarebbe interessante andare, ad esempio ho avuto un'esperienza, adesso usciamo fuori un po' dal seminato, con l'ordinariato militare, cioè l'archivio dei cappellani è un segreto come il segreto di Fatima. C'è, però nonostante fossi ufficiale in servizio, chiesto 3 volte, non mi hanno mai accettato. Perché? Perché logicamente i cappellani non erano sottoposti a censura. Nonostante tante insistenze, quello è un fatto che mi è rimasto qua, sinceramente, un lavoro da percorrere. Ci sono dei libri fatti dall'ordinariato sulla Prima Guerra Mondiale, ma sulla Seconda c'è poco o nulla. Va bene, scusate, però adesso poi, sempre in sequenza sugli autori che troverete nel libro, abbiamo Tommaso Rossi, l'amico Tommaso Rossi, che parla praticamente delle unità tedesche in Umbria e descrive effettivamente, io me lo sono segnato, lui parla di limbo, un limbo che, se mi consente, è istituzionale, fra il momento in cui c'è l'8 settembre del 43, un buio e logicamente l'inizio delle attività della Repubblica Sociale. Molto interessanti sono, è interessante la descrizione della suddivisione delle varie unità tedesche, cominciando dalla 10ª alla 14ª armata, 14ª armata che era la stessa poi di Caporetto, tedesca, né più né meno, tanto per intenderci. È interessante la suddivisione del territorio in zone di operazione, zone di combattimento e zone delle retrovie, cosa che si ritrova normalmente anche, diciamo, nelle operazioni moderne. C'è una fascia di operazione a contatto, una fascia per le operazioni in profondità e nelle retrovie una fascia di operazioni, dove vengono svolte operazioni logicamente di supporto logistico che possono andare dai rifornimenti, a riparazioni o al trattamento dei feriti. E ho trovato molto interessante poi un fatto. Tommaso Rossi sottolinea la forza e la pericolosità della resistenza nell'Italia centrale. Cioè, le operazioni condotte dai partigiani
nelle retrovie tedesche hanno condizionato l'esito delle operazioni alleate. Se non ci fossero state le unità partigiane che attaccavano pattuglie, distruggevano magari posti di comunicazione o altro, logicamente unità della Wehrmacht sarebbero state destinate al fronte. Invece impegnavano in quel momento unità per la ricerca delle bande, per la ricerca dei dispersi, dei renitenti, con l'appoggio logicamente dell'unità della Repubblica Sociale, Guardia Nazionale Repubblicana, e senza ne scendere poi nei dettagli che Tommaso Rossi in un articolo sul quaderno del CESVAM ha sottolineato ampiamente. Per cui in particolar modo è un fattore, questo della resistenza, che gioca a favore dello sbarco alleato ad Anzio. Praticamente gli alleati sbarcano ad Anzio, logicamente non affrontano la battaglia nel modo dovuto, si fermano, e qui sarà logicamente un problema perché le operazioni da lì andranno avanti per parecchio. Però in quel momento da parte della resistenza italiana c'è la massima collaborazione e il massimo effetto nelle operazioni. Perciò diciamo che il risultato tattico è, diciamo, conseguito. Altro fattore importante è sempre che Tommaso descrive molto bene la dislocazione delle unità tedesche a Perugia fra i vari reparti della Wehrmacht, delle SS, della polizia tedesca. In particolare quello che magari pochi sanno è che in Perugia viene costituito un comando, l'MK8, che è logicamente responsabile delle province di Rieti, Terni e Perugia per la lotta contro i partigiani. Per cui io direi di andare avanti, anche perché sennò entriamo troppo nei dettagli e poi sveliamo praticamente il contenuto del libro. Giancarlo Faltoni, La liberazione del Trasimene all'aeroporto di Castiglione del Lago. Ho letto attentamente e logicamente c'è una bellissima descrizione per quanto riguarda l'aeroporto di Castiglione del Lago, dagli inizi, la fabbrica SIAE e logicamente le varie operazioni che sono state effettuate dagli alleati per bombardare l'aeroporto, e descrive molto bene, anche su testimonianze di civili, la depredazione dei magazzini dell'aeroporto all'8 settembre del 43. Per cui è un aspetto che magari pochi conoscono, però è molto molto interessante. Poi, come aveva detto giustamente il professore, Claudio Biscarini parla della battaglia di Perugia nelle carte del tenente colonnello Oberstleutnant Wolf Everett, in cui si parla effettivamente, cominciamo a parlare di tattica e di come era impostata l'impostazione delle operazioni difensive da parte della Wehrmacht. Teniamo conto che dal punto di vista dell'organico si parla di divisioni. Una divisione all'incirca, la divisione italiana era sui 10.000-12.000 uomini. Qui parliamo di divisioni di 600-700 uomini, tante volte. Erano molto limitate. Però cosa facevano? Riuscivano a sfruttare il terreno e gli armamenti a disposizione per frenare e logorare le operazioni offensive degli alleati, in un concetto che è stato definito Aufschlagtaktik, la tattica del, qui non è descritto, ma è una tattica comune in tutte le operazioni che partono dalla linea Albert fino alla linea Gotica. Questo tipo di operazione viene detta l'operazione del comando, cioè non del comando, scusate, le operazioni relative alla responsabilità del comandante, cioè il comandante, gli vengono fissati gli obiettivi, ma è lui che deve
essere in grado di portarli a termine. Tanto per intenderci, viene descritto, mi sembra da lei professore, un fatto sul, di un tenente che poi diventa un, mi sembra un storico inglese, un storico del movimento operaio, che parla logicamente di arrivare a un bivio e si trova incrociato dal fuoco, si trova sotto il fuoco incrociato di cannoni inglesi. Quello invece è la Blefarstaktik, cioè praticamente la tattica del comando, quella che avevano logicamente gli alleati, l'avevamo anche noi, cioè l'ufficiale in comando, il sottufficiale in comando deve attenersi a disposizioni, non ha nessuna possibilità di cambiare l'ordine. Capite che logicamente in determinate operazioni chi ha una maggiore vista, una maggiore visione delle operazioni riesce a modulare il dispositivo e a cercare di cambiare l'esito dell'operazione rispetto a quello che deve andare dritto contro il muro, tanto per intenderci. Cioè, noi italiani, ad esempio, una cosa del genere l'abbiamo subita purtroppo, tanto per fare un parallelo, tornando sempre all'8 settembre del 43, nei combattimenti per la difesa di Roma. C'è il reggimento Lancieri di Montebello che in un'ora perde quasi tutto lo squadrone di blindo perché insistevano ad andare a tutta velocità sulla Laurentina senza magari disperdersi e cercare di aggirare praticamente un cannone controcarri tedesco che in poche ore ha distrutto praticamente tutto lo squadrone. Stessa cosa ce l'abbiamo sempre sulla linea gotica, perciò la tattica è sempre la stessa. La battaglia di Coriano, una batteria di Fallschirmjäger, cioè paracadutisti tedeschi, riesce in poche ore a distruggere un reggimento corazzato canadese. Come? Sfruttando il terreno e mettendosi logicamente in posizione dominante e saturando praticamente gli angoli di tiro con pezzi controcarri, cioè suddividendo praticamente la zona di tiro con pezzi controcarri, lasciando alle spalle nidi di mitragliatrici per l'assalto contro l'assalto di fucilieri e logicamente, come ha descritto molto bene lei, intervallati e collegati con gli avamposti e con gli osservatori dell'artiglieria. Perciò è... Perché allora la libertà, ad esempio facendo un parallelismo storico, ce l'abbiamo anche durante la battaglia di Caporetto. Il battaglione del Wurttemberg, cioè di Rommel, quello che sarà, che diverrà poi la volpe del deserto, gli viene data la direzione di attacco, parte, sfonda il Monte Rombon, arriva a valle, poi sappiamo tutti che logicamente i tedeschi si fermano, perché? Perché logicamente avevano allungato la linea dei rifornimenti e non è che c'era Bartolini, HL o quant'altro, all'epoca o a piedi o con la Soma, perciò ecco, quello diciamo è stato un problema. Dal punto di vista di Caporetto, poi mi fermo anche perché poi diventa, usciamo magari dal... l'esercito tedesco, dalla Prussia, dall'esercito prussiano, dava già autonomia agli ufficiali, ma specialmente ai sottufficiali. Il sottufficiale nell'esercito tedesco era già un piccolo manager nella sua squadra, nel suo plotone, cosa che noi invece non abbiamo, adesso da 20 anni a questa parte, 25 anni, abbiamo cominciato a far maturare. Ma loro l'avevano sempre. Cioè il maresciallo di unità della Wehrmacht era come un comandante di plotone a tutti gli effetti e logicamente sul campo aveva la piena autonomia, l'importante era che portava a termine l'obiettivo. Cioè se, per intenderci, se doveva passare su un campo che gli era stato detto e invece passava dall'altra parte però raggiungeva l'obiettivo, nessuno gli avrebbe detto niente. Un italiano e un inglese si sarebbe preso, l'italiano 30 giorni di arresto in fortezza. stessa cosa, gli inglesi hanno autonomia nelle forze speciali, unità speciali, cioè il secondo
SAS e poi 22esimo SAS, Special Service di David Stirling, cioè il creatore delle forze speciali, avevano ampia autonomia. Gli veniva dato un obiettivo sul, ad esempio, aeroporto di Bardia occupato dagli italiani, vai, distruggi il massimo numero di aeroplani e torna indietro. Come lo facevano o come arrivavano sull'obiettivo non interessava, l'importante era raggiungere l'obiettivo. Per cui ecco, anche noi abbiamo avuto le nostre forze speciali, anche noi abbiamo avuto gli ADRA, probabilmente qualcuno li conoscerà, diti distruttori della aeronautica, che prima dell'8 settembre effettuarono delle azioni di distruzione di velivoli inglesi negli aeroporti oltre le linee, specialmente in Tunisia. E una cosa che bisogna dire per quanto riguarda le operazioni di Perugia, che i tedeschi rinunciano a trincerarsi all'interno dell'abitato, cioè io l'ho chiamata no stalingradizzazione, cioè loro rinunciano praticamente a lasciare fuori il centro abitato di Perugia, evitando quello che hanno fatto ad esempio ad Ortona e ad esempio a Cassino. Cassino e Ortona ovviamente sono state rase al suolo, i tedeschi si sono asserragliati all'interno, bastava magari un cecchino, un tiratore scelto per far fuori una compagnia, perché poi con quella tattica del comando, ucciso il comandante, il vicecomandante, capite subito che l'unità era ferma, finché non arrivava un nuovo ufficiale che lo sostituiva. I tedeschi proprio per questo erano abituati, cioè in caso moriva il comandante c'era sempre qualcuno che era in grado di perseguire l'azione, se poi la faceva a piedi o lo faceva con il carro armato, l'importante era sempre il raggiungimento dell'obiettivo. Altra cosa che per quanto riguarda l'organico, ho visto ad esempio la corazzata, le tre brigate di 6.700 uomini all'incirca con una brigata carri e due motorizzate. Tenete conto che tanto per fare un paragone con le unità motorizzate italiane, la divisione Trento e la divisione Trieste, che combattono la battaglia di Alamein, di motorizzato avevano ben poco. Le famose divisioni autotrasportabili, cioè un aggettivo un po' ambiguo, autotrasportabile è tutto, potevano ricevere gli automezzi solo se c'era la disponibilità da parte del comando superiore, se no per via ordinaria. Cioè le nostre unità all'Alamein sono state, diciamo, fatte prigioniere dagli inglesi, perché a un certo punto le blindo che seguivano praticamente da lontano il movimento gli hanno tagliato la strada e hanno fatto, con 5 autoblindo, hanno fatto fuori due divisioni. Perciò ecco, questo è il senso. Io, per quanto riguarda poi sempre la tattica dell'incarico, del compito, la Flashtaktik, ne parla molto bene Gianni Montemaggi, uno dei studiosi, massimi studiosi sulla linea gotica, infatti uno degli ultimi libri, purtroppo prima di lasciarci, si intitolava Clausewitz e la linea gotica. Il signor Gobbi annuisce perché sicuramente l'ha letto anche lui. Ed è molto interessante anche perché io parlo ad esempio da ex militare, sono stato sempre uno dei fautori dell'insegnamento della storia militare, cosa che, e qui mi dispiace dirlo e lo confesso, la storia militare in accademia non si studia, purtroppo non si studia, si studia alla scuola di guerra, cioè il corso di Stato Maggiore, dopo 10 anni che uno è entrato, diciamo, in accademia, mentre gli inglesi e gli americani studiano la battaglia di Alesia, la battaglia del Trasimeno. Perciò ecco, se io quando sono stato a vedere la battaglia del Trasimeno, ho visto praticamente il museo, ho visto che c'erano tanti di quei concetti dell'arte militare che sarebbe bastato prendere un pullman da Modena, portare gli allievi nel 1985, fargli fare una visita e fargli capire tante cose sull'addestramento individuale al combattimento rispetto che farli strisciare per terra in mezzo al fango, tanto per intenderci. Adesso lo posso dire liberamente, anche perché
sono un ufficiale, però ecco, le cose bisogna dirle come sono. Mi sento ancora un ufficiale, nonché abbia lasciato appeso la divisa al chiodo, però certe cose non le ho mai mandate giù. Per cui se uno arriva alla battaglia del Trasimeno, trova lo studio del terreno, l'inganno, la scelta di colpire l'avversario a un determinato punto e logicamente il lago, che anche nelle operazioni durante la Seconda Guerra Mondiale diventa a tutti gli effetti un fulcro sul quale vengono effettuate le varie manovre di superamento della linea Albert. La linea Albert che logicamente serviva per rallentare e dare il tempo alle unità tedesche e all'organizzazione Todd di apprestare le postazioni difensive sulla linea gotica. La linea gotica logicamente non era come il Vallo Atlantico con casematte in cemento o quant'altro, ci sono alcune, ma erano più che altro vasche interrate con carri armati nucleati praticamente nel terreno, mentre sulla linea Albert erano più che altro lavori sul campo di battaglia, cioè trincee, postazioni, con particolare attenzione ai campi di tiro e ai campi di osservazione. Perciò da quel punto di vista là i tedeschi riescono ad avere quello che loro si erano messi in testa, cioè logorare l'avversario e rallentare il più possibile l'avanzata degli alleati verso il nord. Cioè, arrivati al Po, per loro il Po era l'ultima spiaggia, perché superato il Po si arrivava tranquillamente al passo del Brennero e logicamente si era con un piede in Germania a tutti gli effetti. Altro fatto che viene sottolineato da quasi tutti gli autori che parlano delle operazioni militari è il fatto del contrasto, e questo è un dato storico inequivocabile, del contrasto fra gli alleati per le operazioni in Italia e le operazioni in Europa. Gli americani, che volevano lo sforzo principale delle loro operazioni in Francia, sia in Normandia e poi in Provenza, mentre Churchill era più favorevole a un proseguimento in massa delle operazioni in Italia e eventualmente nei Balcani. Io gli altri, Pietro Gobbi, ho visto dettagliatamente tutto quello che ha scritto per quanto riguarda le operazioni. Non possiamo tediare più di tanto anche i presenti, perché poi magari possiamo farlo, magari dopo ci lasciamo i numeri, possiamo farlo magari di fronte a un bicchiere di vino, perché parlare poi di operazioni, di armamenti e tipologie di eserciti diventa abbastanza difficile anche per gli altri. Forse il più specialistico di tutti. Sì, ma io direi, guardi, per me sono tutti, dal punto di vista proprio militare, anche il suo professore, non è perché quello di Tommaso Rossi, cioè veramente, veramente dettagliati. Non scendono magari nei particolari, però danno l'essenziale, è quello che conta, perché se poi uno vuole il dettaglio, basta che va nelle note, si cerca il testo e trova. E ad esempio, tanto per intenderci, per andarmi a vedere le unità della Regia Aeronautica, ho contattato un mio collega appassionato di modellismo, che probabilmente lei conoscerà, sempre ex ufficiali, che è in contatti con Alegi, e gli ho detto: senti, mi dici quali erano i reparti della Regia, senza che andarmi a cercare i libri? E dopo 10 minuti mi ha mandato il WhatsApp e mi ha dato tutto l'elenco. Perciò ecco, è un mondo talmente vasto che poi logicamente rischiamo di perdere veramente il senso. E concludo con Marco Terzetti per quanto riguarda gli IMI. La tragedia degli IMI, purtroppo, è, come dice giustamente lui, è un fatto che per anni è stato nascosto. Abbiamo avuto il libro di Natta, che è anche introvabile, perché io ho provato su Amazon, non si trova, scritto dopo tanti anni. Pubblicato, sì, cioè, scritto dopo, cioè, scusa, scritto ma pubblicato dopo tanti anni, perciò una cosa un po' così, fra le righe. E noi abbiamo assistito il 20 di
20 ottobre, alla rievocazione alla conferenza sulle unità della divisione Perugia, e abbiamo parlato di due imi famosi, abbiamo parlato di Luciano Salce e di Giovanni Guareschi. Però magari non si è parlato, magari io sono alpino, di un altro grande IMI che è Mario Rigoni Stern. Mario Rigoni Stern, e poi concludo, racconta che una mattina, durante i numerosi appelli, furono messi davanti a una tavola imbandita e gli fu detto da un ufficiale della Repubblica Sociale: se passate con noi avrete tutto questo ben di Dio, perciò chi vuole faccia un passo avanti. Ha detto: noi che avevamo visto l'Albania, avevamo visto la Russia, facemmo un passo indietro. Grazie colonnello. Poi magari dopo, se qualche domanda, qualche approfondimento, forse glielo chiederemo. Adesso passo la parola a Gianni Bovini. Che c'è anche il PowerPoint. Sì, adesso Enrico provvederà sicuramente a iniziare. Comunque, diciamo, posso cominciare, tanto sono immagini così di corredo, diciamo. E voglio iniziare il mio intervento ringraziando il professor Ruggero Ranieri, non tanto per dovere di ospitalità, ma per due motivi. Il primo è l'impegno che profonde nel dirigere questa fondazione, di cui la città, secondo me, ha bisogno per lo stimolo culturale che offre e che fornisce a tutti, e anche per il contributo che dà all'economia cittadina. Il secondo motivo per cui lo ringrazio è duplice. Il primo, innanzitutto, è per aver realizzato questo volume, perché non soltanto lo ha curato, lo ha poi anche stampato. E il volume contiene tanti contributi e tutti interessanti, secondo me. Ma lo ringrazio anche per quanto ha scritto nel suo saggio. Ora, con il colonnello Baldelli ci siamo un po' divisi i compiti, no? Lui parla degli aspetti militari e io invece mi sono riservato quello di illustrare i contenuti di tutti i saggi, spero di farlo rapidamente senza annoiarvi, perché il libro l'ho seguito redazionalmente, cioè in altre parole significa che i refusi che troverete sono colpa mia. Secondo me la caratteristica di questo volume è la ricostruzione attenta e dettagliata dei fatti d'armi, che però non dimenticano e anzi fanno parlare i protagonisti, cioè quanti quei fatti d'arme li hanno vissuti o quanti li hanno subiti vivendo nei territori dove si svolgevano. Perché, insomma, lo sappiamo, la guerra è una cosa strana, ha mille sfaccettature, e se avete ben presente la canzone Auschwitz di Cuccini dice: nei galli che c'è chi muore, molti, ma peggio, c'è anche chi nasce. E così è la guerra, durante la guerra succedono tante cose, i nemici non sono tutti cattivi, poi lo vedremo, così come gli amici non sono tutti buoni, si viene uccisi per sbaglio, si viene uccisi dal fuoco amico, ma talvolta si è salvati dal nemico. Comincio quindi a parlarvi dei contenuti del libro, iniziando dal contributo del professor Ranieri, per i motivi che dicevo prima, perché secondo me ha il merito di affermare, non ce ne stanno tante di queste affermazioni, che la resistenza fu utile, anche quella combattuta in Umbria. L'Umbria diventa importante sia per gli alleati che per i tedeschi, soprattutto dopo lo sbarco di Anzio nel gennaio del 44, quando si trova così sulla retrovia del fronte. Per i tedeschi quindi l'Umbria diventa un passaggio obbligato per il rifornimento sia della linea Gustav, sia delle truppe che fronteggiano la testa di ponte di Anzio. Inoltre è cruciale per organizzare un'ordinata ritirata verso la linea gotica a nord. Per gli alleati una presenza militare in Umbria è importante per impedire gli attacchi aerei su Anzio, per ostacolare i rifornimenti nemici e per logorare le truppe tedesche in ritirata. A dimostrazione dell'importanza dell'Umbria sta il fatto che gli alleati, oltre a quelli dell'operazione Melograno, ricordata anche dal colonnello, lanciano altri comando dietro le linee tedesche, nella zona appenninica tra Trieste e Terni, con risultati non sempre positivi. D'altra parte, già alla fine del 43, i tedeschi fanno rastrellamenti antipartigiani impegnando alcune delle loro migliori truppe scelte. Queste azioni antipartigiani, che provocano ingenti distruzioni e numerosi morti, soprattutto tra i civili, non sono semplici rappresaglie per i sabotaggi e le requisizioni operate dalle formazioni partigiane, ma hanno l'obiettivo di ristabilire l'ordine in zone ritenute di importanza strategica, anche a costo di minare la fiducia della popolazione nelle autorità della Repubblica Sociale Italiana, a causa del sistematico ricorso a metodi brutali e violenti.
La ferocia dei rastrellamenti è insomma indice del peso militare e della resistenza partigiana umbra. Il professor Ruggero Ranieri in pratica condivide l'interpretazione di Luciana Brunelli, secondo la quale gli alleati contavano soprattutto sui bombardamenti per indebolire la resistenza tedesca in Umbria, cosa che spiega le moltissime incursioni aeree dirette a colpire le infrastrutture di trasporto, che essendo spesso a ridosso dei centri abitati, basti pensare a Terni o a Foligno, provocarono molti morti tra i civili. Osserva poi che i bombardamenti raggiunsero comunque il loro scopo, perché ridussero drasticamente, se non bloccarono del tutto, la produzione industriale, cosa che è documentata bene dal libro di Costantino Di Sante, perché riporta le relazioni delle autorità militari che proprio questo affermano. Inoltre il professor Ruggero Ranieri sottolinea due elementi: la quasi totale inefficacia militare della resistenza antifascista nella liberazione di Perugia, inefficacia dovuta soprattutto a diffidenze e rivalità tra le diverse formazioni partigiane, e per contro il comportamento delle bande partigiane nell'Umbria meridionale e anche nell'Umbria settentrionale, che in una certa misura riescono a spalleggiare l'avanzata alleata. Adesso diciamo, vi parlo del libro andando nell'ordine in cui sono presenti i diversi contributi, e quindi comincio da quello di Paolo Augusto Guerri sull'aeroporto di Sant'Egidio. Innanzitutto Paolo Augusto Guerri descrive la struttura del complesso e sottolinea come nella seconda metà degli anni 30 Regia Aeronautica costruisca più di 20 aeroporti con lo stesso schema planimetrico, cioè come quello di Sant'Egidio. La specificità del suo contributo è la descrizione analitica di tutte le varie formazioni che utilizzano l'aeroporto e la descrizione anche dei loro mezzi aerei. Sant'Egidio, come ha detto prima il colonnello, viene infatti utilizzato prima dalla Regia Aeronautica, poi dall'Aeronautica Repubblicana e dalla Luftwaffe, quindi dalle forze aeree alleate. E nonostante i danni che subisce per l'operazione Melograno e per i bombardamenti, il 25 luglio 1944 vi atterra anche il re Giorgio VI con il suo Freedom. Nel descrivere dettagliatamente tutti questi aspetti, diciamo, militari, Paolo Augusto Guerri non dimentica però i protagonisti, le persone, e quindi parla anche delle imprese del capitano Carlo Fagioni, che dà il nome del commilitone Carlo Emanuele Buscaglia, che pensava morto, al gruppo di aerosiluranti che utilizza Sant'Egidio come base di appoggio per attaccare gli alleati sbarcati ad Anzio. Accenna poi a William Henry Bill Bandock, che a fine giugno nell'aeroporto di Sant'Egidio per addestrare i piloti con i nuovi cacciabombardieri Spitfire MK9, spero di aver indovinato l'aereo giusto, esperienza di cui parlano le sue memorie. Infine ricorda Desmond Ibbotson, pilota con 11 vittorie in combattimento aereo, che riceve la doppia croce di distinzione di volo e che purtroppo precipita durante un volo di routine qui nelle campagne di Assisi e muore. Purtroppo gli incidenti aerei hanno un'alta probabilità di morte. L'attenzione sulle persone, non soltanto diciamo, sui militari, sui civili, è evidente anche nel contributo di Giancarlo Faltoni dedicato alla liberazione del Trasimeno e al riporto di Castiglione del Lago. Faltoni riporta la testimonianza di Sergio Sordi, che allora aveva 11 anni, che racconta come nel giugno del 1944, mentre infuriavano i combattimenti attorno a Perugia e oltre, scampò alla morte per due volte. La prima quando la madre morì a causa di un colpo di cannone che si abbatté sulla casa dove erano rientrati per preparargli qualcosa da mangiare, e la seconda, a distanza di poco tempo, grazie a un soldato tedesco che, vedendolo avvicinarsi a un ponte minato, lo buttò in un fosso, finendo lui, il soldato, ucciso. E quindi questo per dire che non sempre il nemico è un cattivo. Faltoni riporta anche la testimonianza di Ottorino Battaglia, che allora aveva 9 anni, il quale racconta come i suoi familiari non morirono nei rifugi aerei improvvisati fuori dal paese dove abitavano, perché nel raggiungerli nottetempo furono attardati dalla caduta della madre, ma soprattutto da un soldato tedesco che urlava loro di non uscire dall'abitato, perché sarebbe stato pericoloso. Ricordata poi l'importanza della SAE di Passignano per l'economia della zona, sottolinea una particolarità dell'aeroporto di Castiglione. Al momento della libera uscita, dall'aeroporto uscivano più di 500 giovani, lui dice, sciamavano verso il paese che non aveva
perché aveva meno di 500 abitanti. E questa cosa, in questo periodo della guerra, produce da tre matrimoni tra gli avieri e le fanciulle del posto. Riportando la testimonianza di Miscio Solismi, che invece aveva ben 17 anni, in pratica sconfessa il luogo comune secondo cui l'aeroporto di Castiglione sarebbe stato distrutto dai tedeschi in ritirata, che effettivamente distruggono molte cose in Umbria e non solo, e perché insomma riferisce come l'aeroporto viene praticamente dismesso già l'8 settembre del 43, quando viene abbandonato dai militari che vi erano di stanza, e viene depredato dalla popolazione, che asporta tutto il possibile, dalle scorte alimentari all'abbigliamento, dalle attrezzature agli impianti, compresi i tubi di piombo dei servizi igienici. Riporta poi, diciamo, molto simpatica mi sembra, la testimonianza di Mario Bevilacqua, che era lì sul posto, il quale racconta come il fosso paganico, che in quel periodo estivo era praticamente asciutto, sembrava un'autostrada, dice, per il via vai di carri, carretti e mezzi di trasporto utilizzati dai residenti per portare via tutto quello che era possibile. Gli inglesi, che prendono possesso dell'aeroporto di Castiglione il 29 giugno del 1944, devono gestire, d'intesa con il comune, tutte queste illecite asportazioni di materiali, anche edili, da parte della popolazione. Tommaso Rossi, ne ha parlato ampiamente il colonnello, offre un quadro generale di Perugia durante l'occupazione tedesca e la Repubblica Sociale. Dopo aver sottolineato come già il 12-13 settembre del 1943 la Wehrmacht in pratica ha il pieno controllo dell'Italia non occupata dagli alleati, illustra l'articolazione delle forze armate tedesche, ribadendo come la centralità dell'Umbria non sia soltanto geografica, ma sia determinata dalla necessità che hanno i tedeschi di controllare il territorio, soprattutto quando diventa evidente la forza e la pericolosità della resistenza. Non a caso vede la luce proprio in Umbria, dice Tommaso, un nuovo reparto della Wehrmacht, non vi dico il nome perché non sono capace di pronunciarlo, ma questo nuovo reparto non viene spedito al fronte, ma già nel novembre del 1943 viene impiegato nei primi rastrellamenti antipartigiani compiuti dai tedeschi in Umbria, quindi a dimostrazione dell'importanza, diciamo, della resistenza umbra e dell'avere un territorio libero e sicuro per i tedeschi in ritirata verso il nord. Tommaso Rossi, poi, sulla scia della storiografia italiana più recente, non funziona più il microfono, funziona? Scusate, ribadisce che Hitler in pratica libera Mussolini dalla prigione sul Gran Sasso perché vuole uno Stato alleato in Italia, perché l'Italia è un fronte di guerra dove la Wehrmacht è impegnata, sta operando, e occorre quindi un alleato occupato, diciamo controllato, che oltre a fornire supporto ai soldati tedeschi possa fronteggiare le incombenze non immediatamente legate alle operazioni militari. Ricorda poi come a livello locale l'architettura istituzionale della Repubblica Sociale viene imperniata sulla figura del capo della provincia, e per Perugia questo capo della provincia si chiama Armando Rocchi. Di Armando Rocchi Tommaso ripercorre la vicenda giudiziaria, che lo vede coinvolto a partire dal passaggio del fronte, ma che dopo ricorsi, rinvii e condoni si conclude il 30 ottobre del 61 con la riabilitazione civile di un uomo che è in libertà oramai da circa 10 anni ed è sempre in prima linea nei raduni di ex camerati della Repubblica Sociale e di reduci dei reparti di Camicie Nere che lui stesso a suo tempo aveva comandato in Spagna e in Jugoslavia. Questa vicenda processuale di un fascista convinto impunito, che rivendica come un merito durante i processi la fucilazione dei fratelli Ceci di Masciano, perché dice quella fucilazione avrebbe indotto molti giovani a presentarsi alla chiamata alle armi della Repubblica Sociale, mi consente di dire due parole sulla resistenza e di invitarvi alla lettura del libro di Michela Ponzani, Processo alla Resistenza. In pratica, sintetizzo molto, estremizzo, nel dopoguerra, diciamo, quando ormai siamo in piena età repubblicana, quindi vige la Costituzione in vigore dal 1 gennaio del 1948, mentre i criminali fascisti come Armando Rocchi vengono amnistiati, i partigiani subiscono il carcere preventivo, vengono processati e spesso condannati per azioni compiute durante il periodo bellico, quando l'Italia era occupata dai tedeschi ed era in guerra.
Questo succede perché, sebbene la Costituzione venga scritta in un linguaggio chiaro e preciso, comprensibile a tutti, le leggi dell'Italia repubblicana risentono di un'approssimazione linguistica che anche oggi conosciamo bene. Faccio soltanto un esempio. L'amnistia degli atti, dice la legge, non può essere applicata a quanti si sono macchiati di crimini particolarmente efferati. Questo avverbio, particolarmente, consente a molti giudici di amnistiare, ad esempio, numerosi torturatori di italiani con motivazioni di questo tipo, sintetizzo ed estremizzo. Sì, l'imputato fascista ha torturato quel partigiano, perché per estorcergli delle informazioni, ma il partigiano non ha parlato, non ha fornito quelle informazioni, quindi le torture cui è stato sottoposto non erano particolarmente efferate. Quindi, non essendo particolarmente efferate, può beneficiare dell'amnistia, amici come prima. Mentre il torturato, è bene che sopporti con santa pazienza la strafottenza del torturatore, per nulla pentito delle sue azioni, anzi, orgoglioso. In pratica il giudice sentenzia che il fascista, per non mettere a repentaglio la propria stessa vita, non poteva non ubbidire agli ordini superiori. E questa scappatoia, ha ubbidito a ordini superiori, viene utilizzata a favore di nazisti e fascisti in moltissimi processi per l'uccisione di civili e partigiani. Per contro, negli anni 50 viene arrestato e processato il partigiano che durante la guerra, aveva ucciso un fascista, una spia, un collaborazionista dei nazisti. Questo succede perché in Italia le formazioni partigiane non vengono riconosciute come legittime formazioni combattenti, nonostante gli inglesi ad esempio fossero favorevoli, gli americani un po' meno, mentre viene riconosciuto come legittimo Stato lo Stato fantoccio della Repubblica Sociale Italiana, perché, certo, bisogna dirla tutta, già prima della fine della guerra si capisce che sta iniziando un'altra guerra, quella contro il pericolo comunista. E in Europa effettivamente, diciamo, ormai si contavano 4 soldati russi per ogni soldato alleato, e quindi non voglio dire che quel pericolo non esistesse, ma di certo ha portato a numerose e gravi ingiustizie. Tornando al libro, proseguiamo con il contributo di Claudio Biscarini, che scrive della battaglia di Perugia, e come è stato detto, lo ha già affrontato anche su un volume che ha pubblicato con la Fondazione, ma in questo contributo offre molte interessanti informazioni utilizzando parti del diario inedito del tenente colonnello Wolf Ewert, cioè di colui che ha difeso Perugia dall'avanzata alleata, contribuendo a rallentarla fino a fermarla sulla linea gotica per tutto l'inverno 44-45. Questa difesa di Perugia gli valse la croce di cavaliere della Croce di Ferro, perché lo aveva fatto più a lungo di quanto previsto e perché aveva superato gravi crisi e minacce con azioni audaci e contrattacchi in cui sono stati distrutti diversi carri armati e presi numerosi prigionieri con carte importanti. Dal diario si evince che il 18 giugno 44 il tenente colonnello Wolf Ewert sposta il comando a San Marco. Lui dice: in una meravigliosa villa di ampia metratura, dal cui il balcone si ha una buona visuale dell'area di combattimento. Probabilmente, si tratta di Villa Van Marle, perché non è che a San Marco ci siano tutte quante queste ville. Probabilmente si tratta di Villa Van Marle, quella dalla quale, dai documenti alleati dopo la liberazione, risulta che la proprietaria lamentasse la sottrazione di diversi dipinti da parte dei tedeschi. Comunque nel diario non se ne parla. Quello stesso 18 giugno del 44 i tedeschi catturano il visconte Giorgio, un nipote di Giorgio V, cugino di Elisabetta II, e lo catturano perché il nobile era la guida di un reparto che, viaggiando su mezzi militari sanitari, cercava di entrare nelle linee nemiche. Qui il tenente colonnello tedesco dice che quando contestano al nobile questa violazione del diritto internazionale, lui si sarebbe difeso dicendo: in guerra ogni astuzia è lecita. Comunque lo dice il tenente colonnello, che non dice dell'asportazione dei quadri. Non lo so. Un'altra particolare annotazione del diario del tenente colonnello si trova al 24 giugno,
quando scrive dell'arrivo di un reparto da ricognizione dei brandeburghesi munito di Panzerfaust. I Panzerfaust sono una nuova arma contro carro tedesca, e questi brandeburghesi con questa nuova arma riescono a distruggere due carri inglesi, due carri armati inglesi, e il tenente colonnello è molto contento perché questi soldati, mentre dicono abbiamo distrutto due carri inglesi, si rammaricano di non essere riusciti a distruggere anche il terzo, e lui dice che bravi soldati, no? Giustamente. Singolare l'annotazione del 29 giugno, scrive: a mezzogiorno ho ricevuto un invito dal famoso produttore del cioccolato Perugina, che si trasferisce con la sua famiglia dalla città di Perugia e si era ritirato qui nella sua residenza di campagna. Gente simpatica. No, non lo dice. Paolo Gobbi scrive invece dello scontro tra tedeschi e alleati intorno a Corciano nel giugno del 44. Questo scontro lo descrive giorno per giorno dal 20 giugno al 1 luglio attraverso una documentazione di prima mano costituita dai diari di guerra delle diverse formazioni militari. Lo studio e l'elaborazione di questa documentazione consente a Paolo Gobbi di arricchire il testo con numerose foto aeree in cui riporta le posizioni e i movimenti delle truppe, nonché le azioni che si svolgono per ciascun giorno. Azioni che poi sono ulteriormente illustrate da carte disegnate ad hoc per rendere più comprensibile quello che succede. E poi, data la mancanza di immagini dei combattimenti, immagini dell'epoca, rende ancora più chiaro il tutto con foto che ricreano le possibili situazioni. Quindi diciamo, mette foto storiche sulle foto attuali, tra l'altro in maniera molto efficace, un lavoro molto ben fatto. Alla descrizione dello scontro militare tra i due eserciti si aggiunge la descrizione degli inevitabili danni collaterali, cioè delle persone, dei civili italiani che vengono uccisi, non si sa bene per quale motivo, sia dai soldati tedeschi, ad esempio Domenico Miarelli, Eusebio Sabatini, ma ancora altri, ma anche dagli alleati. Ad esempio, sempre il 20 giugno, l'artiglieria britannica ferisce Aldo Cozzari, che poi morirà il giorno dopo, e uccide la cugina Elide. A Mantignana muoiono altre tre persone, probabilmente per i colpi sparati sempre dall'artiglieria contro Monte Malbe, e che però finiscono oltre la cresta del monte. Sì, succede. Certo, sì. Certo, pensavano cosa fosse, certo. Militari, chiaro, nemici. La cita Paolo Gobbi, io soltanto riferisco il contenuto. Perché voglio parlare più che degli aspetti militari, delle persone che vengono coinvolte contro la loro volontà spesso. Niente. Siccome i combattimenti si svolgono spesso corpo a corpo, perché è stato detto, la battaglia di Perugia è stata una cosa molto cruenta, nonostante appunto tanti mezzi corazzati e tanta artiglieria, Paolo Gobbi riferisce come i portaferiti siano protagonisti di azioni coraggiose e altruistiche, evacuando circa 30 feriti in un solo giorno e ricevendo anche delle medaglie, dei riconoscimenti militari, la Military Medal, perché ad esempio il caporal maggiore Devi ne trasporta per tutto il giorno, dice la motivazione, e sotto il fuoco nemico, e evacua diciamo, i feriti dalle postazioni avanzate al posto di medicazione. Ricevono poi la stessa onorificenza, questa Military Medal, anche il caporale Charlton, il caporal maggiore Clank. Il primo, dice, era stato inviato come staffetta, ma nel suo compito aveva radunato e riorganizzato degli sbandati, mentre il secondo si era distinto conquistando un caposaldo tedesco. E così veniamo al contributo di Fabio Maria Ciuffini, ricordato dal professore, che è il più lungo del volume, ma è anche quello dell'unico autore che può dire io c'ero, perché lui era qua a Perugia mentre si combatteva la battaglia di Perugia. Fabio Maria Ciuffini nasce a Roma però, e nasce a Roma in via Stevenson, di fronte al Palazzo Federici, che è questo palazzo qua, che è difficile forse riconoscerlo, ma è quello in cui viene girata Una giornata particolare,
quello con Mastroianni nel ruolo di un gay perseguitato dal regime fascista in quanto gay, e Sophia Loren che invece è una casalinga che rimane a fare i lavori domestici mentre tutti i componenti della famiglia vanno a festeggiare la visita di Hitler a Mussolini. A Roma Ciuffini è Gioco Forza, un figlio della lupa. Subisce il fascino della retorica della propaganda fascista che anche nei giornalini per i ragazzi propone lo slogan Re Giorgetto d'Inghilterra che ha paura della guerra, cosa un pochettino lontana dal vero. I soldati inglesi vengono sempre raffigurati, sempre in fuga, con l'elmetto a padella e i menti sporgenti, un po' come nella Prima Guerra Mondiale. Ha presente la fame e la borsa nera, però è immerso in un contesto in cui la presa di Pantelleria e poi lo sbarco in Sicilia vengono attribuiti a un qualche tradimento, non si sa bene di chi. A 10 anni teme per la sua vita durante il primo bombardamento di Roma, quello a San Lorenzo del 19 luglio del 1943. Per questo motivo viene mandato a Magliano Sabino, dove scopre un dissenso nei confronti del regime, tra la popolazione, che in campagna è molto più forte che in città, è più dichiarato, più esplicito. Una forma di dissenso l'aveva vissuta lui stesso nel 1942, quando ascoltando la radio il commento politico di Mario Oppelius, sente una vocina che contraddice le affermazioni del conduttore con espressioni del tipo non è vero. Cioè mentre Appellius, il fascista, parlava e diceva vinciamo, eccetera, eccetera, qualcuno diceva non è vero. In pratica penso fosse questo sia il primo ciberattacco della storia italiana, perché non è il primo. Vabbè, insomma, una cosa piuttosto particolare. In realtà, quella vocina era un comunista sardo a cui Togliatti aveva chiesto di disturbare le trasmissioni dell'EIAR e lo faceva dalla Jugoslavia. Dopo il 25 luglio il padre, che è a Perugia, dove è sotto sorveglianza dopo aver scontato il confino, dopo il bombardamento di Roma convince la famiglia a far trasferire i figli a Perugia perché Perugia viene considerata tranquilla e lontana dal fronte. A Perugia Ciuffini vive le conseguenze dell'8 settembre, ma dopo la liberazione di Mussolini dal Gran Sasso e la costituzione della Repubblica Sociale, il padre teme riduzioni da parte dei fascisti e decide di andare con i figli a Serre di Mosciano, dove vengono ospitati da un contadino. Nei boschi della zona, siamo attorno a Nocera Umbra, andando a caccia incontrano dei prigionieri scappati dal campo di Colfiorito. Rientrati a Perugia trovano una sistemazione di fortuna a Sant'Orfido, proprio nei giorni però immediatamente precedenti la battaglia di Perugia, e da qui iniziano a peregrinare per il territorio circostante fino alla liberazione. In pratica percorrono diversi chilometri a piedi nella speranza di tenersi lontani dai combattimenti, invece ci finiscono sempre in mezzo, ma per fortuna senza gravi conseguenze. Tra le tante cose che ricorda Fabio Maria Ciuffini ce ne sono un paio particolari. Dice come l'arco medievale di Porta Pesa fu salvato da alcuni cittadini che corruppero con prosciutti e vino i genieri tedeschi che dovevano farlo saltare. Quindi i tedeschi hanno sempre molta autonomia. A proposito di mine inesplose, racconta anche come, finita la guerra, i ragazzi le smontassero per ricavarne l'esplosivo, cosa che per esempio faceva mio nonno anche con le bombe che i bombardieri sganciavano dopo aver sorvolato Terni. E come davanti al vecchio mattatoio di Perugia, però, alcuni morirono e altri rimasero invalidi per l'esplosione di una mina durante quella rischiosa operazione, perché bisogna essere artificieri per sminare una bomba. Con gli esplosivi vengo al contributo dell'AMIG di Perugia, redatto da Remo Gasperini, Rita Bacoccoli, Riccardo Gasperini e Mauro Bifani. Contributo che rende conto del progetto Perugia Pietre della Memoria, nato a Perugia nel 2011, per censire e catalogare i monumenti, lapidi, lastre e quant'altro riferiti alla Grande Guerra, alla Seconda Guerra Mondiale e alla Guerra di Liberazione. Il progetto mette a disposizione un database di facilissima consultazione, contenente informazioni corrette, dettagliate, complete e anche visive di luoghi, fatti, date e nomi scritti sulle pietre della memoria di tutta Italia. In questo volume vengono elencate, illustrate e descritte le pietre della memoria che ricordano i ponti bombardati.
come qui vedete quello sul Tevere a Ponte Pattoli, oppure ricordano delle persone come Mario Crecchi, partigiano che, a cui sono dedicate in realtà più lapidi. Vediamo la prossima, che è quella che sta alla biblioteca di umanistica dell'Università di Perugia, dove è ricordata tutta quanta la sua vicenda. Tra le tante lapidi nel database e qui nel volume ce n'è una particolare, che è quella sulla tomba dell'ufficiale tedesco Paul Riedel, che muore il 29 giugno a Fonte Nuova durante il passaggio del fronte, ma che aveva lasciato disposto di voler essere sepolto in Italia. E quindi abbiamo anche la lapide del tedesco. Sono poi elencate anche le lapidi che sono o che ricordano delle strutture, come la Cappella Votiva alla Madonna delle Grazie di Cannedo. Infine, le lapidi a ricordo degli incidenti aerei. In pratica, Montemalbe ha abbattuto più apparecchi della contraerea di Sant'Egidio. E l'ultima è la lapide della Liberazione in Borgo 20 giugno. Ritornando sul tema ordigni, c'è anche quella che ricorda la morte di tre bambini, il ferimento di altri due a Elce, ma il 17 marzo del 45, cioè a guerra finita. Incidenti come questo si registrano per diversi mesi dopo la liberazione e ne sono pieni i periodici che riprendono dopo la liberazione di Perugia la pubblicazione, e sarebbe interessante una ricerca per quantificare questo tipo di incidenti. Comunque gli incidenti con morti e feriti per il ritrovamento di ordigni non sono il solo tipo di incidenti che porta la riconquistata pace, perché il rapporto con le truppe che liberano la città, che liberano l'Italia, non è sempre tranquillo e pacifico. Andrea Maori, ad esempio, nel suo recente Donne vittime di guerra, parla delle indagini della Polizia Militare Britannica per casi di violenza a Ponte Valleceppi, Terni, Narni e Gubbio, per limitarci all'Umbria, casi di violenza che a volte sfociano in omicidi. Va detto che, a differenza di quanto fanno gli italiani in tutti i paesi che occupano, gli inglesi almeno le indagini le fanno e arrivano spesso anche a individuare i colpevoli. Oggi non sappiamo dell'esito finale di quelle indagini, cioè se l'imputato viene poi condannato, perché ancora gli atti sono coperti per qualche anno da segreto, ma sappiamo per certo che le indagini le fanno ed anche accurate. A proposito dei militari, abbiamo Marco Terzetti che scrive degli internati militari italiani, riassumendo il loro cambiamento di status nel corso del tempo, perché dopo l'8 settembre sono prigionieri di guerra. Ma essendo difficile per la Germania giustificare l'esistenza di prigionieri di guerra di un paese alleato, la Repubblica Sociale il 20 settembre li trasforma in IMI, internati militari italiani, e così li sottrae alla tutela della Croce Rossa e li sottopone al lavoro coatto a favore dello sforzo bellico tedesco. Il 20 luglio del 44 da militari diventano lavoratori civili, con gli stessi diritti degli italiani che erano andati a cercare nel frattempo lavoro in Germania. E quindi possono uscire dal lager nel tempo libero. Nel tempo libero lasciato da una settimana lavorativa di 72 ore. La propaganda fascista ovviamente utilizza questo cambiamento di status in maniera propagandistica, perché dice in Germania non ci sono più internati militari. Però Mussolini chiede bene che non rientrino in Italia, perché ha paura ovviamente che possano andare ad ingrossare le fila della resistenza. A guerra finita la situazione degli IMI non è che migliora più di tanto, perché lo status dei lavoratori civili li esclude dai risarcimenti pagati dalla Germania e per di più li fa considerare dei collaborazionisti. Insomma, tornati in Italia devono giustificare la cattura, la permanenza dei lager, cioè il reiterato rifiuto di tornare a combattere con tedeschi e fascisti. Nel 2009 poi è stata costituita una commissione storica italo-tedesca per lo studio della vicenda, IMI, il cui rapporto conclusivo è stato pubblicato nel 2012 e si trova in rete. Nel 2014 è stato creato un fondo per il futuro italo-tedesco, finanziato dalla Germania, per sostenere iniziative volte a ricostruire una memoria comune e a favorire la riconciliazione reciproca. Con tale fondo sono state realizzate anche delle iniziative dall'Associazione di Perugia. Ora un piccolo inciso personale.
Io non provengo da una famiglia di partigiani e nemmeno di persone che abbiano fatto attività politica, anzi a casa mia sui partigiani si era molto critici, almeno su alcuni, perché avevano compiuto secondo i miei azioni non proprio eroiche. Però ecco, non mi piace che i partigiani vengano criticati, come dico, sono quegli italiani che non hanno fatto nulla, anzi che sono scappati dalla guerra, sono scappati in montagna mentre gli eserciti combattevano. Ora, a parte che gli inverni del 43-44 e 44-45 sono stati i più freddi del secolo, e sull'Appennino non è che c'era la neve, c'erano metri di neve. Ora, se anche fosse vera che i partigiani facevano scampagnate, io dico, se sono eroi gli IMI che hanno scelto di rimanere in campo di concentramento invece che andare e tornare a combattere, allora sono eroi anche i partigiani che facevano le scampagnate, perché sono eroi perché non si sono arruolati nelle forze armate della Repubblica Sociale e nemmeno hanno prestato la loro forza lavoro alla ricostruzione delle infrastrutture che venivano bombardate regolarmente dagli alleati. E veniamo all'ultimo saggio, quello di Maria Luciana Buseghin, sugli ebrei nella provincia di Perugia dal 38 al 44. Maria Luciana fa un'operazione secondo me molto importante e bella, perché è opposta a quella che hanno fatto i nazisti e i fascisti prima con le leggi razziste e poi con la deportazione nei campi di concentramento, dove il tatuaggio trasformava le persone in un numero. Maria Luciana invece restituisce agli ebrei della provincia di Perugia l'identità e la dignità di individui, cioè ci racconta le loro storie, il loro lavoro, la loro famiglia, quello che facevano. Ad esempio, per farlo, illustra le vicende della famiglia Kalef, con Luciano che non ottiene la discriminazione, cioè la non applicazione delle leggi razziste, ma ottiene ad esempio di mantenere la domestica ariana. Questo era un privilegio concesso non a tutti, e soprattutto ottiene di mantenere la sciabola da ufficiale, che altrimenti avrebbe dovuto restituire come dovevano restituire la radio, ad esempio. Maria Luciana parla poi delle conseguenze delle leggi razziste nel mondo della scuola e della cultura, facendo l'esempio della Società Operaia di Mutuo Soccorso e dell'Accademia dei Fidelidoni qui di Perugia, che modificano i propri statuti per espellere i cittadini di razza ebraica già iscritti e vietare l'iscrizione di altri. Precisa che il tono relativamente basso della persecuzione antiebraica in Umbria, specialmente in provincia di Perugia, da cui non viene deportato nei campi di concentramento alcun ebreo, non significa che non vi siano stati casi di morti più o meno direttamente collegate alla persecuzione. E ci fa il caso di Ada Almanzi, che si getta dal balcone di casa sua proprio qui davanti, in piazza Piccinino. Oppure di Lauretta, la figlia 17enne di Giuseppe Aiò, che era stato addirittura il segretario del fascio di Gubbio, ma che per paura di essere presa dai tedeschi stava nascosta nei boschi, dove si ammala, perché appunto nei boschi non si fanno le scampagnate, è difficile starci, si ammala, non si può curare e muore nel maggio del 44. Parlando poi del caso di Bernardo Dessau e della moglie Emma Goitien, Maria Luciana Buseghin accenna alla delusione che si impadronì di molti ebrei per il voltafaccia operato dallo Stato italiano nei loro confronti con le leggi razziste e la persecuzione. Io aggiungo che hanno subito poi gli ebrei, finite le persecuzioni, abolite le leggi razziste, hanno dovuto sopportare una difficile modo di recuperare i loro beni e riavere i loro posti di lavoro. Non è che finite le leggi razziste sono tornati al lavoro e hanno riavuto i loro beni, hanno dovuto penare per anni e anni quando ci sono riusciti nell'Italia repubblicana, non nell'Italia fascista. E anche qui, secondo me, sarebbe interessante una ricerca sugli ebrei discriminati, su come hanno fatto ad essere discriminati, per capire il prezzo che hanno pagato per non essere perseguitati. Tornando al libro, e concludo, una foto dell'agosto del 45 di Bernardo Dessau e della moglie Emma Goitien consente a Maria Luciana di accennare alla presenza della brigata ebraica in Umbria, presenza che era già stata ventilata da Ariel Toff in un libro del 1975, ma che ora, diciamo, con le ricerche di Maria Luciana in pratica viene confermata dalle testimonianze orali di Carlo Zoccoli, da una foto di Alberto Terracina, che con la madre, con il padre e il fratello dal novembre del 43 al giugno del 44 si era rifugiato a Todi. Sì.
Terracina. E poi anche dalla testimonianza di Giorgio Aiò, che dopo il 20 giugno del 1944, con l'intera famiglia che si era nascosta a Perugia, torna a Roma su un camion su cui il sportello dice era dipinta la stella di Davide, perché il padre casualmente aveva visto un soldato della brigata ebraica. Grazie per la pazienza. Grazie. Grazie. Intanto sono state due relazioni esaurienti, spero che vi invoglino a acquistare il volume, che è uno sprezzo scontato. E naturalmente se ci sono domande, ecco qua, non vedo se si presenta. Allora, sicuramente sì. Adesso a memoria non, sinceramente non me lo ricordo. Nel libro ci sono, diciamo, elencate tutte le unità che sono state impiegate, diciamo, nella battaglia di, chiamiamola la battaglia di Perugia, la battaglia di sfondamento della linea Albert. Mi sembra che siano riportati anche il numero dei morti e il numero dei feriti. Per cui ecco, adesso sinceramente a memoria non me lo ricordo. Beh, allora guardi, di solito nelle operazioni militari chi attacca ha sempre la peggio. No, equilibrio non c'è, non c'era dal punto di vista dell'equilibrio delle forze mai, cioè non c'è stata mai, perché i tedeschi erano sempre in svantaggio rispetto agli alleati. Tenga conto che, come ho detto all'inizio, si parlava di divisioni, ma di divisioni erano ben poche, cioè una forza magari di un reggimento in totale. Faccia conto che, allora le parlo di un reggimento italiano, la forza era sui 3.000 uomini, una divisione erano due divisioni, tre divisioni, una divisione era sui 10.000 uomini, si figuri lei in attacco con una squadra che avanza e dall'altra parte il Panzergrenadier tedesco che si mette lì e dall'alto e comincia a sparare all'impazzato. Sì, 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 sì. Basti pensare anche durante la prima guerra mondiale gli attacchi sulle pietraie del Carso, oppure basti vedere il film Salvati il soldato Ryan, cioè due postazioni di mitragliatrici di MG che hanno fatto fuori quasi una divisione, la 29esima divisione statunitense. Perciò ecco, chi attacca sempre la peggio. Prego. Il relatore per queste relazioni veramente interessanti e naturalmente prima di tutti il professor Ranieri per avere sostenuto e ideato tutta questa iniziativa. Poi volevo chiedere due cose, premettendo che io sono assolutamente ignorante di questioni militari, ma volevo capire perché diciamo nell'esercito tedesco c'era questa relativa libertà, cioè tu devi raggiungere quell'obiettivo però puoi farlo in modo, se ti trovi in certe situazioni, come vuoi tu, da quello che ho capito io, da quello che lei ci diceva. Se questo deriva da von Clausewitz, se è una cosa molto datata. Deriva sicuramente da diciamo dall'esercito di Federico II, ecco. Il grande, perché logicamente lui aveva impostato anche dal punto di vista della formazione degli ufficiali, l'aveva messa in un modo diverso da quello che erano magari gli altri eserciti, già andava su una specializzazione molto più militare rispetto a quella degli altri eserciti. Se lei, ad esempio, parliamo dell'Italia, uno dei più grandi matematici è Lagrange. Lagrange era un allievo dell'Accademia Militare di Artiglieria e dell'esercito dell'armata di Sardegna. Perciò in determinati ambienti si preferiva curare l'aspetto culturale dell'ufficiale piuttosto che quello pratico.
È dopo con Napoleone che cominciano, diciamo, le applicazioni militari a tutti gli effetti. Perché anche Napoleone era, logicamente, dal punto di vista militare, uno che improvvisava. Che se si studiava la mattina, la mattina prima andava a fare praticamente la ricognizione sul dove doveva combattere, aveva un servizio informazione efficiente con gli esploratori, però improvvisava, era capace di improvvisare la battaglia secondo la situazione. Ecco. E i tedeschi più che altro hanno intrapreso questa strada all'epoca proprio sui risultati che avevano avuto durante le battaglie. Per cui ecco, hanno fatto quelle che adesso vengono chiamate le lesson learned, cioè le lezioni apprese, cosa che molti eserciti invece l'hanno trascurata. E qua mi fermo per dovere anche dell'uniforme quando ho stato. Grazie. E poi ecco, ringrazio moltissimo Gianni Bovini per aver capito che il mio intento era proprio quello di far conoscere le storie e le vite di queste persone e quindi dargli un volto. E da questo punto di vista vorrei dire due cose velocissime, cioè che come Associazione Italia-Israele abbiamo chiesto e ottenuto la pietra d'inciampo per Adal Manzi, appunto questa signora che si suicidò buttandosi qui nella piazza dietro di noi, anche se la pietra verrà messa davanti alla porta di casa, cioè su piazza Michelotti. E per fortuna insomma l'abbiamo ottenuta e ci arriverà, diciamo, entro in tempi utili. Non è facile, no, perché poi vengono riconosciuti i suicidi, ma non era facilissimo farla riconoscere, in quanto però insomma nei fogli della questura era abbastanza chiaro che lei si è buttata di sotto perché stava arrivando la polizia. Quindi, e l'altra cosa che vi vorrei dire, poi manderò anche ovviamente gli inviti, è che sempre come associazione facciamo un evento dedicato, ahimè, alla situazione attuale di Israele e soprattutto ai rapiti e al massacro del 7 ottobre. La facciamo il 1 dicembre alla Biblioteca degli Arconi. Comunque vi arriverà l'invito. Grazie. Io volevo approfittare invece per ricordare, visto che si parlava appunto dell'occupazione fascista a Perugia, le conseguenze, volevo rammentare che tra le persone che vennero arrestate da Rocchi ci fu anche un Ruggero Ranieri, che era il nonno del professor Ranieri, e venne arrestato ben due volte. La prima volta si trattò di una reclusione di pochi giorni. Ruggero Ranieri all'epoca aveva già compiuto 80 anni, quindi era un anziano signore che non stava nemmeno tanto bene, però aveva un notevole senso dell'umorismo e quindi messo in prigione si fece preparare un cartello, questo lo racconta in una memoria manoscritta il figlio Guccione, un cartello da affiggere fuori la prigione, e scrisse: il marchese di Sorbello condannato. E fu rilasciato dopo pochi giorni, però poi dopo, quando si incrudelisce la situazione e la moglie Romain, che stava un po' meglio di lui sia in salute che dal punto di vista dell'iniziativa, decide di trasferirsi al castello di Sorbello, che sembrava fosse un luogo più sicuro verso il Trasimeno, però in realtà ben presto non lo fu. Quindi nuovamente con l'arrivo dei tedeschi Sorbello diventa un posto pericoloso. Romain fa due cose importanti in questo periodo: nasconde dei soldati inglesi nelle cantine del castello di Sorbello, e il castello era occupato dai tedeschi, quindi lei aveva i tedeschi nella sala da pranzo, ai quali faceva i sorrisi di circostanza. Il marito viene nuovamente arrestato e portato via, e stavolta la reclusione va avanti per parecchi giorni, e gli inglesi sono nascosti di sotto. Però dopo 15 giorni di prigionia, sapendo che il marito era anziano appunto e non si avevano notizie, parte, torna a Perugia e affronta Rocchi. Noi l'unica memoria che abbiamo di questa cosa sono appunto racconti che ne fa il figlio Guccione, e Romain arriva col suo forte accento americano, in sostanza mette paura a Rocchi. Rocchi prova a intimidirla e la insulta,
dice che aveva dato una cattiva educazione ai figli, che in quel momento erano irreperibili. Uguccione era sulle montagne a fare la scampagnata insieme a tanti altri suoi pari, diciamo così, e Romain lo affronta e dice che era lui che si doveva vergognare di tenere in carcere un vecchio. A queste parole, che io me le sono sempre immaginate come pronunciate con questo forte accento americano che Romain mantenne sempre, Rocchi si vergognò e il giorno dopo rilasciò Ruggero, che tuttavia da questa reclusione non ne venne fuori tanto bene. Quindi se già prima non, la prima reclusione la visse con leggerezza, dalla seconda viene fuori abbastanza provato e poi la guerra va avanti, Perugia viene liberata e nel frattempo Uguccione Ranieri si ricopriva di onore combattendo nella divisione degli inglesi, e qui abbiamo, giusto per chi non lo sapesse, alcune delle testimonianze, a cominciare dal suo documento militare, le corde del paracadute con il quale si fece lanciare sul pian di Canziglio in territorio nemico, il binocolo, il porta sigarette che gli venne regalato dal comando inglese. Questo lo dico con grande orgoglio, visto che sono circa 10 anni che con il professor Ruggero Ranieri lavoriamo sulla ricostruzione delle memorie di famiglia, in particolare di Uguccione. Quindi lui non l'avrebbe mai detto, Uguccione nemmeno, perché non diceva nemmeno a nessuno che aveva 2 medaglie. Allora io lo dico invece perché se lo merita, e la famiglia Ranieri di Sorbello è anche questo. Buonasera, sono Mauro Bifani. Una piccola precisazione. Prima il signor Bovini ha parlato dell'ultimo volume di Andrea Mauri sui fatti non molto belli accaduti. Sì. 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 E In quel volume si parla del triste episodio dell'uccisione delle 2 donne a Ponte Valle Ceppi ad opera di un militare indiano, del quale si sa nome, cognome, reparto d'appartenenza, grado, e non si sa se fu processato. Ci furono le indagini, la commissione d'inchiesta stabilì che lui era il colpevole. Ahimè, io sono abbastanza certo che non fu mai processato, ma non perché se la svignò, perché risulta tra i militari sepolti nel cimitero del Commonwealth di Forlì, sepolto per modo di dire, perché gli indiani venivano cremati, le ceneri sparse, però rimaneva il loro nome. Questo non può essere sicuramente di conforto per le nipoti, per le parenti. Però ecco, era solo scoperto quasi per caso dopo aver letto. Grazie per la cosa veramente molto interessante. Vi ringrazio perché mi avete citato ampiamente per il lavoretto sulla mio lavoro sulla Melograno. Grazie. Io volevo solo fare 2 domande da perugino. A Perugia girano 2 leggende di quel periodo che mi piacerebbe sapere, voi storici autorevoli, se sono leggende o c'è qualcosa di vero. Uno è la famosa coincidenza del 20 giugno del 59 con il 44, se fu in qualche modo preparata. E la seconda è, ma il famoso orfanello, cioè quell'aereo che sganciò bombe facendo varie vittime civili, non si è mai precisamente accertato chi fosse, oppure oggi storicamente possiamo fare un riferimento alla natura di quella strana operazione e di chi fu il responsabile? Grazie. Guardi, sulla prima domanda mi intervengo perché è una cosa a cui tengo molto, e sono da molti anni che mi batto su questo tema, perché se studiamo le carte ci rendiamo conto che l'avanzata alleata fu tutt'altro che
una passeggiata, una cosa agevole, e diciamo non è che potevano essere programmati i giorni, non potevano programmare i giorni in cui sarebbero arrivati a Perugia, perché c'erano tutta una serie di ostacoli militari, era una divisione intera che avanzava, anzi un corpo d'armata, diverse divisioni. Quindi il fatto che arrivassero il 20 deve essere visto in questo contesto, nel contesto di un'operazione militare complessa attraverso diverse fasi. Quindi questa idea che ci fu una programmazione gestita da elementi massonici dentro l'esercito o insieme ai loro corrispettivi perugini, a me sembra una leggenda veramente metropolitana. Comunque ci furono dei contatti. Com'è? Ci furono dei contatti comunque. Beh, una volta che arrivarono ci furono sicuramente dei contatti, perché questo è un tema diverso che riguarda appunto il governo militare, cioè, perché quando arrivarono a Perugia molte delle autorità che si presentarono per così rendergli omaggio o cercare futuri incarichi eccetera appartenevano proprio alla massoneria. Questo è un tema che io ho trattato in un, non l'ho scritto però forse un giorno lo scriverò, cioè trovarono a Perugia una rete massonica abbastanza ben chiara, insomma, quindi questo d'accordo, ma che loro fossero arrivati il 20 giugno, questo lo escludo nel modo più assoluto. Io lo escludo nel modo più assoluto, e questa è una cosa con cui con il caro amico Franco Bozzi, che è stato, che io stimavo moltissimo, ogni volta ragionavamo su questo, perché lui proprio su questo insisteva sempre. Invece sull'aereo è una leggenda che si nutre del fatto che Perugia era una città con una forte presenza massonica, o lo è tuttora tra virgolette, però diciamo era sicuro. Probabilmente erano perseguitati, però erano perseguitati in un senso così figurato, perché poi ricoprivano una parte delle cariche pubbliche. Ecco. Io non lo so, questo lo lascio. È possibilissimo. È una leggenda, questa è veramente una leggenda, basta studiare le carte e si accorge. No, che ci fossero degli inglesi massoni, questo non lo escludo, anzi lo potrei confermare. Certo, certo, certo. Ma potrebbe essere nutrita anche di contatti personali, questo non lo escludo, che ci fossero dei contatti. No, lo escludo, la data, questo lo escludo, io mi sento di escludere nel modo più assoluto. Posso dire una cosa? No, però ecco, anche gli inglesi. Sì, sì, no, ma è riportato, era un ufficiale dell'intelligence, perciò diciamo da quel punto di vista là. Però ecco, gli inglesi ci tenevano anche molto ai soldati, per cui ritardare di 2 giorni avrebbe significato un'altra diciamo perdita di uomini e quant'altro. Certo, certo. Oh, ricorda l'aereo? Allora, io le posso assicurare che l'aereo era alleato. Pronto. L'aereo che è morto per Perugia, sì, infatti, l'ho detto anche Pippo, era sicuramente alleato. Erano inglesi. Era per creare dei problemi al nemico, cioè nel senso che erano aerei bivoltori che venivano sicuramente dagli aeroporti del sud oppure addirittura dalla costica.
e loro ci mettevano poco a arrivare in Umbria. Questi aerei erano armati con poche bombe, però c'erano una o due bombe e poi tornavano indietro. Questa è storia. Sì. Questo è sicuramente sicuro. Allora, questo lo trova invece nel volume di Claudio Biscarini, dove fa una ricerca proprio su questo tema. Adesso non mi ricordo se è il volume su... non il volume sul fronte... No, la guerra dal cielo, la lume alla guerra dal cielo. Lui dedica proprio due o tre pagine in cui dimostra, secondo le cose che ha detto Paolo, proprio che questo Pippo, questo orfanello, era con grande probabilità. Cioè non è, no, che... è sicuro. È sicuro. Era un aereo inglese che doveva scaricare delle bombe per ritornare alla base. E sceglievano di farlo spesso sulle città. E poi questo, diciamo, non viene giustificato. Era per quello del disturbo di notte. Per disturbo, e, insomma, era un'azione militare. Era sopra i scollati che venivano da Cassino. Esatto. Un aereo perché aveva avuto dei problemi. Al motore o al si sganciò dalla formazione ritenendo di essere in campagna, sganciò le bombe su una scuola elementare e uccise non so quanti bambini, e fu uno dei motivi della propaganda della famosa i liberatori vi trattano così della Repubblica Sociale, perciò ecco, era e anche tuttora, perché quelle erano bombe spolettate, in caso di atterraggio magari c'era il problema che... Fu Dresda. No, perché non ci vedo la logica, ma comunque ne prendo atto. Cioè che un aereo alleato sganciasse di notte ripetutamente quelli che qui venivano chiamati spezzoni, in realtà erano vere e proprie bombe, sulla città, cioè su civili in una città che non aveva nulla di militare, non era Foligno, non era Ponte San Giovanni, non era Terni. È rimasto un mistero perché non se ne capisce il razionale e soprattutto non si è mai capito perché questo strano aereo di notte ripetutamente, ma almeno due o tre notti, sganciasse queste bombe sulla città, facendo vittime, ovviamente vittime civili. Niente, punto, volevo sapere che c'era di storico in questa leggenda, appunto. Posso dire... Era un alleato. La mia opinione da non esperto di storia militare e non esperto in generale, però ho fatto il militare. No, in guerra le cose succedono anche per caso, cioè noi comunque gli italiani erano i nemici. Adesso noi non sappiamo quel pilota, la sua storia familiare, quanti morti aveva avuto in famiglia e quanti compagni di battaglione aveva visto morti, lo può aver fatto soltanto per vendetta, cioè è un episodio, cioè un episodio non può essere una... No, ma era un'azione militare comandata, comunque. Diciamo, forse non abbiamo risolto tutto, però alcune cose... Biscarini le chiarisce soprattutto dal punto di vista del tipo di aviomobile che era. E poi comunque le guerre toccano sempre i civili, questo non è che lo possiamo dimenticare. Quegli aerei erano dei bowfighter inglesi, oppure erano dei moschito sempre inglesi. Va bene, allora senti, chiudiamo che è un dibattito interessante, però ci porta lontano. Se non ci sono altri interventi, io un ringraziamento.
No, lasciamo perdere. Allora, ma adesso Marco, dobbiamo decidere cosa faremo in futuro. Io vi dico, per concludere, vi dico questo sul futuro. Noi qualcosa abbiamo fatto come comitato, abbiamo accompagnato la memoria cittadina su questa strada. Però non è che possiamo noi sostituirci a un processo più generale, bisognerà che la città coltivi ancora questa memoria negli anni successivi. Noi possiamo dare una mano in questo senso, forse spero che continueremo a farlo, ci sono tante forze, ecco, questo è un po' il tema, però affidiamo anche questo nostro lavoro alla memoria civica, perché questo è un po' quello da fare, da mettere la lapide, eccetera. Grazie a tutti e di nuovo.